Buonasera, sono Giuseppe Vasilio, analista trader del blog FibonacciStalking.it. Posso anche arrivarmi tutti utilizzando il nickname FibStalker. Buonasera, questo video è parte della mia newsletter che invierò fra qualche ora, di oggi, domenica 10 febbraio 2013. Sono le 8 della sera e in questo video del fine settimana normalmente faccio una review settimanale guardando e analizzando anche il grafico settimanale da quello che parto. E questi video sono solamente destinati ai miei sottoscrittori e normalmente li condivido sul blog con 6 o 10, da 6 a 10 giorni di ritardo. Se voglio ricevere queste informazioni, non appena le pubblico è sufficiente andare sul sito web e sulla pagina, sulla home page trovate un'icona e potete sottoscrivere la newsletter gratuitamente in 10 secondi. Incomincio con l'analisi. Quello che vede sullo schermo è il giornaliero dello Eurofx Continuous Contract allineato con la scadenza del marzo 2013. In queste analisi mi piace partire dal settimanale per avere una visione più approfondita di questo mercato che ci offre anche informazioni anche nel time frame più bassi, come il giornaliero che vedremo dopo. Chi mi segue sa che nei mesi e negli anni ho individuato un livello di supporto che è stato già rispettato in due occasioni, tracciando dai minimi del 2010 ai massimi del 2008, e ci ho individuato questo livello 21,21,30 che è un supporto significativo e questo livello, quest'area ha supportato il prezzo già nel 2010 e ancora l'anno scorso, a luglio del 2012. La presenza di questo supporto e partecipazione al rialzo ha anche fatto sì che la sequenza di movimenti misurati al ribasso sul settimanale, ve ne mostro solamente una porzione qui, ma se vi prenderete la briga di guardare i filmati dei mesi precedenti, delle settimane dei mesi precedenti, del fine settimana che trovate sul blog nella pagina Forex, vedrete che c'è anche l'analisi complessiva. In questo caso vi faccio vedere l'ultimo movimento a ribasso 1,34,90 che porta il prezzo nel target 1,22,83 dopo alcuni mesi, e il movimento misurato successivo al ribasso settimanale dopo che il livello 1,21,30 che vi ho menzionato l'area ha tradato, quindi ha visto la partecipazione al rialzo, è fallito. Il fallimento è individuabile dal movimento del prezzo al di sopra di questo livello 1,29,90. Da quel momento chi mi segue sa che ho detto che l'euro si trovava nel nuovo bull market e che da settembre in poi avremmo visto una correzione. Questa correzione è cominciata a metà settembre e è terminata a metà novembre, quindi circa 2 mesi, e ha trovato supporto in area 1,28,80 che aveva due target: il primo in area 1,34,40 che è stato toccato 2 settimane fa, toccato e raggiunto 2 settimane fa, e il secondo in area 1,38,30 dove, come ho detto più volte nelle scorse settimane, ci aspettavamo che il prezzo, che cioè, mi aspettavo che il prezzo raggiungesse. Quello che è successo invece è che durante la scorsa settimana mi aspettavo una partecipazione a 1,34,60. Questa partecipazione, come mostrerò anche sul giornaliero, c'è stata nella giornata di martedì, in cui il prezzo ha preso a risalire, e poi però nella giornata di giovedì questo livello di guardia, scusa, nella giornata di venerdì questo livello di guardia 1,33,92, la giornata di giovedì è fallito, quindi è stato violato al ribasso 1,33,90 era il livello che avevo indicato, e quindi il movimento verso l'alto è al momento temporaneamente terminato. Dove ci possiamo aspettare che questo mercato ritracci? Il primo livello importante per me è l'area 1,32, e in quest'area potremmo vedere un breve rimbalzo. Tuttavia non mi aspetto che quest'area sarà in grado di sostenere il prezzo a lungo. Infatti mi aspetto che questo livello 1,39,79, 1,30,79 e 1,30,70 sarà violato verso il basso, e mi aspetto che il prezzo ritracci nell'area 1,29. Parlo di area, non parlo di livello, poiché mi aspetto un'inversione del prezzo all'interno di quest'area che va da 1,29 a 1,27, da 1,27 a 1,29. Muovendoci nel grafico giornaliero, non vi spiegherò le dinamiche
della scorsa settimana, però ho registrato un video che ritengo sia molto utile a venerdì, e se lo cercate sul blog, basta cercare venerdì 8 febbraio o semplicemente 8 febbraio e potete guardare. Penso che sia un video molto importante, è lungo, un po' lungo, sono 13 minuti, però credo che sia molto importante guardarlo anche per capire che cosa è successo, e è molto affascinante perché si coglie anche come effettivamente programmi diversi tradino questo mercato su diversi time frame in direzioni opposte. E infatti nella giornata di martedì abbiamo avuto un programma che su settimanale supportava il prezzo in area 1,3460, e alla fine della stessa giornata un programma sul giornaliero che invece vendeva i livelli più alti in area 1,3590. Fra questi due programmi ha vinto il giornaliero. Infatti il prezzo è finito al di sotto di quest'area 33,90 che avevo indicato precedentemente. Quindi nuovamente possiamo ora aspettarci un movimento, probabilmente entro la settimana in area 1,32, e quindi un rimbalzo da quest'area che però io non credo possa essere molto, possa portare il prezzo in non molto al di sotto dell'area 33,60. E con quindi una continuazione verso il basso che poi dovrebbe finalmente, probabilmente nelle prossime 2-3 settimane, portare il prezzo in area, come abbiamo detto prima, area 1,29, e in quest'area dovremmo assistere a una inversione del prezzo. Quindi questo è quanto mi aspetto per la prossima settimana. Mi auguro che questo video possa esservi utile, e durante la settimana, nelle settimane successive, creerò un nuovo piano di trading di lungo termine per l'euro e fornirò ai miei sottoscrittori la newsletter degli update, come faccio, come sto facendo in questo momento con questa newsletter, con questo video, e come faccio anche con gli aggiornamenti infrasettimanali. Quindi vi invito a sottoscrivere la newsletter, che è gratuita, prende solamente pochi secondi, e potete ricevere tutte queste informazioni gratuitamente. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per il tempo speso a guardare questo video, e vi invito a visitare il mio blog, dove posto anche degli aggiornamenti giornalieri o dei grafici a 4 ore, a 1 ora, che possano aiutare nelle trade, soprattutto swing trade, quindi anche per persone che non tradano full time. E vi auguro una buona serata, vi auguro un'ottima settimana di trading la prossima settimana, e a presto, vi aspetto sul blog, arrivederci.